pomeriggio e benvenuti a questo nostro spazio di approfondimento che precede il telegiornale dell'ora di pranzo. Oggi abbiamo ospite il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti. Buongiorno. Buongiorno. Grazie di essere qui, grazie del collegamento. Allora, Presidente, partirei dalle ultime notizie, insomma, che riguardano in particolare il porto di Trieste e in particolare questo grande investimento del colosso cinese della Cosco proprio sul nostro scalo. Come vede lo scenario? A me sembra che ho già avuto modo di esprimere anche la mia opinione sul giornale della città, che un'ipotesi che era uscita dalla porta sembra stia rientrando dalla finestra, almeno questa è la mia sensazione. Allora c'era tutta questa storia delle vie della seta che dovevano incrociare il porto di Trieste ed altri porti italiani, segnatamente quello di Genova, di Taranto, di Palermo, e tutto questo dentro il progetto cinese delle vie della seta, che non sono solo una ipotesi destinata ad aumentare i commerci del mondo con però baricentro cinese, ma una strategia di conquista geopolitica del mondo, ecco, con alcuni aspetti militari, come si è visto poi del porto del Pireo. Non siamo a questo punto da noi, anche se io ricordo le visite frequenti del sottosegretario Michele Geraci, che era venuto a benedire questa operazione. Ricordo che il professor Geraci è una persona che ha vissuto per lungo tempo a Shanghai ed era, secondo me, assomigliava di più a un sottosegretario del governo cinese che a un sottosegretario del governo italiano. Era qui per curare più gli interessi dei cinesi che i nostri. Però mi è sembrata una cosa veramente straordinaria il tempismo in cui è stata annunciata questa operazione, perché è avvenuta nello stesso giorno in cui si apriva il vertice della NATO a Madrid, dove si sono stabilite due cose: che il nemico militare in questo momento è la Russia, il nemico è l'avversario, diciamo così, per usare una frase meno invasiva, il nemico economico, l'avversario economico è la Cina. Ecco, c'è stata questa singolare coincidenza di dati e di fatti. Noi non possiamo non considerare che il mondo come l'abbiamo conosciuto 4 mesi e mezzo fa non è più lo stesso. Oggi leggiamo sui giornali che gli Stati Uniti hanno posto sanzioni su 5 grandi aziende cinesi che collaborano attivamente con lo sforzo bellico della Russia che ha invaso l'Ucraina, e quindi questa sorta di fair play cinese nei confronti della Russia è più finto che reale. Si sta costruendo una nuova alleanza antagonista a quella occidentale, e quindi anche dobbiamo tenere conto che le nuove traiettorie dei commerci, degli investimenti, delle catene del valore non saranno più le stesse. Ci sarà ragionevolmente una capacità e una libertà di scambi nel cosiddetto mondo delle libertà e delle democrazie, e ci saranno rapporti da ricalibrare con paesi come la Cina. Non che non ci saranno più, ovviamente, perché tutte le economie in qualche modo sono interdipendenti, i rapporti con la Cina. Certamente non saranno più rapporti così sbilanciati come ci sono stati fino ad oggi. L'errore originale fu quando Clinton fece ammettere la Cina nel WTO senza condizioni, per cui abbiamo vissuto decenni con un'aggressione economica da parte cinese fondata sul dumping sociale, economico, ambientale, per cui tutte le misure che in qualche modo facevano crescere i costi del manifatturiero europeo venivano naturalmente eluse dal colosso cinese, per cui in Cina esiste addirittura una forma
di schiavitù in un'area non piccola della Cina che riguarda il territorio degli Uiguri, che vengono effettivamente trattati come schiavi, ma se vogliamo parlare del dominio in fieri della Cina in Africa, possiamo andare a constatare come anche lì ci sono vere e proprie forme di neocolonialismo, se non di schiavismo. Ecco, rispetto a tutto questo, finalmente l'Occidente ha capito molte cose, la guerra in Ucraina ha aperto gli occhi a molti e dobbiamo sempre pensare che l'Ucraina può essere il trial, l'anteprima di una possibile escalation nel Mar della Cina, quando la Cina deciderà, perché lo farà, di aggredire Taiwan. Quindi sarà uno scenario molto più preoccupante e allarmante di quello che stiamo vivendo in queste settimane in Ucraina. Potrebbe davvero, insomma, raggiungere questo tipo di escalation, secondo lei? Allora c'è anche il tema proprio delle sanzioni degli Stati Uniti, no? A 5 aziende cinesi che sono accusate di aiutare la Russia appunto negli armamenti proprio per la guerra in Ucraina. Sì, guardi, lei deve pensare che in questi mesi non si sta solo ricreando una ragione esistenziale della NATO. L'ingresso di Finlandia e Svezia sono un fatto straordinariamente positivo, non è un allargamento ostile della NATO verso la Russia, ma ricordo che l'Alleanza Atlantica è un sistema difensivo, per cui nazioni che si sono sentite ripetutamente minacciate, come la Finlandia che ha 1200 km di confine con la Russia, e la Svezia, ricordiamo che in tutti questi mesi ci sono stati i sorvoli di aerei militari sia sulla Danimarca, sulla Svezia che sulla Finlandia. Ecco, certamente non erano segnali rassicuranti. La vicenda ucraina, tra l'altro, ha dimostrato che la Russia passa rapidamente dalle parole ai fatti. E quindi anche la notizia che viene potenziato la forza di intervento rapida della NATO, che precedentemente era di 80.000 uomini, da adesso in poi sarà di 300.000 uomini, dove l'Italia darà anche il suo contributo. Il fatto che gli Stati Uniti hanno deciso di coinvestire in Italia in un sforzo per dotare l'Italia di una difesa aerea da attacchi eventualmente che venissero rivolti verso di noi e che oggi non abbiamo, quindi tutto questo sta a descrivere come il mondo sia radicalmente cambiato e che ragionevolmente finiremo dentro una nuova guerra fredda di tipo diverso rispetto a quella che abbiamo conosciuto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Voglio segnalare un altro elemento che serve a capire il perché anche della mia posizione sulla questione della invadenza cinese nel porto di Trieste. Ricordiamoci sempre che Trieste è a un centinaio di chilometri dalla seconda base americana in Europa, quella di Aviano, e che c'è sempre stata una grande attenzione da parte degli Stati Uniti e della sua intelligence sulle manovre cinesi nel porto di Trieste. Noi possiamo far finta di ignorare tutto questo, pensando che questo è un buon affare, dobbiamo pensare se alla lunga è davvero buon affare per il paese e per l'Occidente. Ricordo anche che in questi mesi a fianco al rafforzamento della NATO si è costituita e si è rafforzata l'alleanza nel Pacifico tra Australia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Corea del Nord, Corea del Sud e Giappone. Anche tutto questo è in funzione del contenimento delle velleità espansionistiche cinesi. Ecco, noi possiamo, ripeto, far finta che tutto questo non esiste e continuare a dire che questa è una grande opportunità per Trieste, ma lo vedremo nel tempo. Io spero che molti aprano gli occhi su tutto questo, a vedere le bandiere della Cina popolare a Trieste e invocare da parte delle autorità cinesi, dell'ambasciatore cinese, l'idea che riprende il cammino della via della seta. Beh, questa storia qua non mi lascia affatto sicuro. Non tranquillo, insomma, in qualche modo. La tranquillità mia è tutto sommato poca cosa. È la tranquillità di tanti che viene messa in discussione. Che viene messa, secondo lei, appunto, in discussione. Per quanto riguarda la situazione invece sia politica che economica, qui in Friuli Venezia Giulia e a Trieste in particolare, ma penso alla regione e anche alla guida della regione.
C'è qualche motivo appunto di preoccupazione da parte sua, qualche dubbio? Come vede lo scenario in questo caso? Ma guardi, le nostre imprese sono ancora piene di ordini che magari non riescono a soddisfare proprio per la mancanza dei componenti strategici, segnatamente quelli elettronici. Noi siamo diventati tributari verso il Far East di buona parte della componentistica elettronica, per cui in tante fabbriche, faccio l'esempio sempre dell'Electrolux di Pordenone, si è costretti a interrompere ogni settimana per qualche giorno la produzione perché mancano componenti. Ma oggi mancano non solo i componenti elettronici, manca tutto, manca il ferro, l'alluminio, il rame, e diciamo che anche da questo punto di vista i cinesi sono diventati quasi monopolisti del dominio di queste materie prime. Ecco, tutto questo ci lascia con qualche preoccupazione per il futuro, non per l'immediato. Ripeto, oggi la nostra industria va avanti in modo veramente importante, si continua ad assumere, gli ordinativi sono soddisfacenti. Ripeto, avremo un problema in autunno, perché perdurando l'aumento del costo delle materie prime, perdurando il costo dell'energia, l'aumento dei costi dell'energia, avendo un'inflazione che potrebbe arrivare a fine anno attorno al 10%, c'è una questione salariale non banale, per cui rischiamo di vedere risucchiata nell'area dell'indigenza una parte di quel ceto medio che fin qui era riuscito ad avere una vita decente. Quindi noi dobbiamo avere questa preoccupazione. Guardi, rispetto a una ventina d'anni fa, quando si discuteva delle teorie di Peter Gloss della società dei due terzi e un terzo, dove i due terzi sono quelli che stanno bene e un terzo quelli che stanno male, beh, dopo vent'anni possiamo dire che il rapporto si è quasi rovesciato. Di questo dobbiamo assolutamente tenere conto, perché la coesione sociale è uno degli elementi decisivi per la tenuta di un paese. Noi abbiamo già una difficoltà politica nell'organizzare delle risposte di governo, data la frammentazione e la debolezza intrinseca del sistema politico, e possiamo considerare che anche la debolezza dal punto di vista della coesione sociale possa essere un elemento potenzialmente pericoloso. Ecco, lei ha parlato della debolezza dal punto di vista politico. Come è messa invece la nostra regione in questo momento, anche alla luce magari di nuovi possibili ruoli per la guida della nostra regione, Massimiliano Fedriga? Guardi, ho visto che il presidente Fedriga ha assunto delle responsabilità ulteriori a livello nazionale, che più volte sono state invocate addirittura come potenziale sostituto di Salvini. Sì. Io credo che la presenza di Fedriga in questa regione sia il vero elemento di stabilità e che può garantire anche nei prossimi 5 anni una forza intrinseca di questa regione. Fedriga, con il suo carisma, direi il suo carisma mite, vorrei metterla così, è uno che in qualche modo fa anche scudo rispetto alla debolezza del sistema politico. Lui ha un rapporto diretto con la popolazione, le popolazioni di questa nostra regione, che consentono anche di superare le difficoltà delle forze politiche che insieme si candidano a sostenerlo. Si è visto anche un po' nelle recenti amministrative, no? Qui a Friuli Venezia Giulia c'è stato un centrodestra che insomma in qualche modo ha retto l'urto, mentre in altre zone d'Italia c'è stato un risultato diverso. Io credo che l'effetto Fedriga abbia avuto un influsso molto importante nei risultati di questa regione. Proprio per le ragioni che dicevo prima, ha saputo interpretare il mood del tempo, ha avuto sempre posizioni coerenti rispetto a quelle che erano le necessità che man mano l'agenda di questa regione del paese ponevano davanti a chi ha la responsabilità di governare, e quindi secondo me tutto questo paga, la serietà paga, la mancanza di posizioni estremiste e dogmatiche paga, e quindi oggi nell'era delle democrazie dei leader, questa regione un leader ce l'ha.
Allora, ringrazio il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, per essere stato con noi. Grazie e al prossimo appuntamento. Buona giornata a tutti voi. Grazie, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, fra pochissimo c'è il nostro telegiornale. Telespettatori di Tele4, buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Le misure in arrivo per il contenimento del costo dell'energia, il governo in bilico dopo la scissione dei 5 Stelle, le prospettive per il centrodestra in vista del vertice romano previsto per lunedì. Ne abbiamo parlato con il governatore Massimiliano Fedriga, che ricopre anche la carica di presidente della Conferenza delle Regioni. È chiaro, però lo dico con chiarezza, io penso che una via d'uscita strutturale si possa avere con il capo europeo ai costi dell'energia. Noi dobbiamo lavorare sul tetto, perché altrimenti diventa estremamente difficile, soprattutto in prospettiva, pensare di ragionare mese per mese o quasi, ma noi dobbiamo dare stabilità e certezza al sistema produttivo. Così il presidente della regione Massimiliano Fedriga nella giornata in cui il governo lavora sui nuovi bonus energia. Secondo il governatore serve un intervento strutturale in grado di garantire prezzi calmierati per aziende e privati cittadini. Quanto alla crisi di governo innescata dalla scissione del Movimento 5 Stelle, il numero uno del Friuli Venezia Giulia non ha dubbi sulla tenuta dell'esecutivo di Mario Draghi. Spero che sia una responsabilità da parte di tutti, perché in questo momento noi dobbiamo tenere compatto il paese su le misure importanti, appunto il caro energia, abbiamo una guerra in corso, una situazione molto difficile, mi auguro che tutti siano questi e non vengano portati in aula temi di discussione divisivi. Questa è una maggioranza non politica, ma una maggioranza di emergenza nazionale. Secondo Fedriga è proprio la figura di Draghi l'elemento decisivo per garantire la prosecuzione dell'attività di un governo che, rimarca, è di emergenza nazionale. Il Presidente del Consiglio è arrivato in un momento drammatico della pandemia e sta affrontando un altro momento drammatico come quello della guerra e dell'attacco all'Ucraina da parte della Russia. Penso che abbia tutte le capacità per farlo e penso che le forze politiche in questo momento difficile possono fare affidamento sul Presidente del Consiglio. Dopo aver smentito di far parte della corrente interna alla Lega, che secondo il quotidiano La Repubblica starebbe spingendo per fare il prima possibile il congresso e cambiare il simbolo del partito togliendo il nome di Salvini, Fedriga ha sottolineato quella che dovrebbe essere la priorità per il centrodestra nazionale in vista proprio del vertice interno del Carroccio in programma lunedì a Roma. Noi dobbiamo avere la consapevolezza che la politica semplicemente della contestazione o della propaganda a prescindere non è utile al Paese. Noi abbiamo il consenso nel Paese come centrodestra, il centrodestra si deve mettere al tavolo e decidere una politica seria sullo sviluppo industriale, sulle politiche energetiche, sui rapporti internazionali, sui temi che saranno fondamentali nei prossimi anni. Io capisco che probabilmente dal punto di vista della campagna elettorale non sono i temi che infuocano gli animi. Però chi governa deve avere la responsabilità di costruire un futuro per i propri cittadini. La recrudescenza dei contagi da coronavirus induce le autorità sanitarie ad immaginare una quarta dose di vaccino, anche se ancora prematuro, indicare le fasce d'età interessate alla somministrazione. L'assessore Riccardi non drammatizza, i numeri, dice, non preoccupano perché la pressione ospedaliera resta largamente sotto controllo. Credo che dovremmo prepararci ad una nuova fase di una campagna vaccinale. L'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi esplicita quello che parecchi mettevano già in conto e che la recrudescenza dei contagi da coronavirus a questo punto sembra rendere inevitabile, la quarta dose del vaccino. Il ministro della Salute Speranza l'altro giorno non l'ha detto esplicitamente, ma insomma noi ci stiamo preparando anche per quello, dovesse capitare. È evidente che adesso molto dipenderà anche dall'esito del giudizio dell'EMA sulle nuovi vaccini che vengono presentati. Noi dobbiamo organizzarci. Al momento, Riccardi lo sottolinea, ancora presto per capire quando scatterà un eventuale nuovo booster e quali categorie esso riguarderà, anche se esponenti del governo nei giorni scorsi avevano indicato già la categoria dai 50 in su. C'è infatti ancora un dato da valutare. E vediamo anche come l'esito della quarta dose, in particolare nei punti
dove la quarta dose, pur con una limitata adesione, è stata somministrata, in particolare nelle nostre strutture residenziali per anziani, vediamo come l'infezione sia molto più limitata rispetto alle altre fasce d'età. L'assessore in ogni caso cerca di vedere il bicchiere se non mezzo pieno, di certo non mezzo vuoto. Dalla sua, va detto subito, ci sono i numeri che devono essere valutati in un contesto generale meno drammatico rispetto a qualche tempo fa. C'è una distanza significativa, ed è questo il numero da osservare con attenzione, tra la circolazione dell'infezione e la domanda ospedaliera. Noi sappiamo che dentro i nostri ospedali, che hanno una presenza di bisogno legata al Covid molto diversa rispetto al passato, questo rapporto è molto più distante, ma l'altro elemento importante è che nelle persone ricoverate soltanto il 20% sono ricoverate per Covid, le altre sono persone che andando ad avere una prestazione di altro genere, in condizioni asintomatiche, trovano con lo screening l'infezione. Il quadro generale, chiude Riccardi, induce ad un'ulteriore riflessione per quel che riguarda non tanto il balzo in avanti dei contagi, quanto l'allentamento delle misure. È una mutazione, quindi essendo una mutazione, quindi una variante, presenta dei profili inediti. Ma d'altronde l'esperienza della pandemia con questa infezione è stata una cosa inedita, la quale oggi noi sappiamo molto di più di quello che sapevamo 2 anni fa, e questo ci consente di poterla governare in modo diverso rispetto a prima, e fortunatamente le situazioni che stiamo vivendo hanno una violenza molto diversa, peraltro attenuata anche da una campagna vaccinale importante che abbiamo fatto. A Sugi, operativa Muggia, la nuova postazione territoriale del 118 in via Battisti, un edificio che fino a poco fa fungeva da distributore di benzina. Là dove c'era l'esso, adesso c'è un pronto soccorso. Si potrebbe parafrasare Adriano Celentano per raccontare l'avvio dell'operatività della nuova postazione territoriale del 118 a Muggia, situata ora in via Battisti, nell'immobile che fino a qualche tempo fa fungeva appunto da distributore di carburante. La posizione dell'immobile, reso disponibile dal comune e che in tempi brevi sarà arricchito dalle dotazioni interne, risulta ottima rispetto alla viabilità in entrata ed in uscita dalla cittadina istroveneta e risponde ad una specifica necessità. È una posizione sicuramente strategica per tutta la zona che va, diciamo, verso ovest o comunque verso il confine con la Slovenia, ma al di là di questo effettivamente dà risposta a quelle che sono le esigenze legate a un turismo sempre più crescente, a una costa, il tratto costiero che ha sempre più fruitori, e per cui diciamo che è la posizione ideale per migliorare ancora di più il servizio, per rendere ancora più sicura la cittadinanza e anche coloro i quali non sono cittadini ma turisti. La banca fornirà il mobilio per quanto riguarda questa postazione qua, nell'ambito di una collaborazione che già da anni facciamo con gli enti pubblici, col comune, con la sanità, dunque così aiutiamo il territorio nel fare dei piccoli progetti, nel portare avanti dei piccoli progetti. La rinnovata vocazione turistica di Muggia ha reso dunque necessario accorciare i tempi di intervento per dare maggiore copertura e maggiore tempestività di soccorso lungo la riviera, anche fino al confine con la Slovenia, Lanterna di Muggia compresa. È un'opportunità perché riduciamo i tempi di intervento, soprattutto nelle nuove zone di Muggia, molto frequentate dai turisti ultimamente. Quindi spostarci anche di pochi chilometri ci permette di raggiungere i target un po' più lontani in minor tempo possibile, quindi prestare soccorso nel minor tempo possibile. La struttura di via Battisti andrà quindi a sostituire la vecchia postazione situata ad Aquilinia, che passa ora alla Croce Rossa Militare. E appunto grazie ad una convenzione siglata dal comune il servizio in pratica raddoppia, rafforzandosi e garantendo comunque copertura anche in quelle zone. Soddisfatto l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi, che tiene a sottolineare una volta di più quanto il legame fra istituzioni riesca a garantire alla cittadinanza un servizio sempre più presente, a maggior ragione in un periodo complicato come quello che stiamo affrontando. Non facciamo aspettare eccessivamente l'ispettore Paolo Gurtner, che è in linea con noi dalla sala operativa della Polizia Locale. Buongiorno ispettore. Buongiorno Posati, buongiorno a tutti. Cosa ci racconta di questa mattinata? Ma niente di particolare, okay. Rilevo anche oggi un numero di incidenti superiore alla media, ne abbiamo rilevati 6 questa mattina,
accorsi tutti quanti in un breve lasso temporale, a metà mattinata. Quindi sempre maggiore attenzione alla guida, invito tutti quanti. Voglio far presente che sono in atto divieti per cinema, già dalle ore 6 di questa mattina, su tutta Piazza Ospitale, tra la via Fondaria e Foschiati, tutta la via Foschiati, Largo Barriera, tra la via Foschiati e San Maurizio. Poi abbiamo via Genova, via Bellini, Cassa di Risparmio e Piazza Ponte Rosso, oltre anche la zona del magazzino 28 in Porto Vecchio. Okay. Ci sono delle manifestazioni a carattere statico questo pomeriggio, ma niente in particolare, non daranno fastidio alla viabilità. Al momento è tutto tranquillo, il traffico da quello che vedo è abbastanza regolare. Grazie Ispettore, buona giornata e buon lavoro. Saluti a tutti. Vi dico intanto quelli che saranno gli ospiti di Ring questa sera alle 21. Con Ferdinando Avarino ci saranno l'onorevole Marco Dreosto, europarlamentare della Lega, Cristian Sergio del Movimento 5 Stelle, Claudio Giacomelli di Fratelli d'Italia e Franco Jacob del PD. Poi Tommaso Ebhardt, giornalista e scrittore, autore di un volume su Leonardo Del Vecchio. Anche il presidente di Confindustria Alto Adriatico Agrusti interviene sullo sbarco al porto di Trieste del colosso cinese Cosco. Occhio alle mire della Cina, avverte, anche nell'ottica della particolare posizione strategica del nostro scalo. Che era uscita dalla porta sembra stia rientrando dalla finestra, almeno questa è la mia sensazione. Lo sbarco del colosso cinese Cosco nel porto di Trieste non fa che confermare la volontà di ripresa sul lungo periodo del progetto Via della Seta. Questa è l'opinione del presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti, che sottolinea non senza preoccupazione una strana coincidenza nelle tempistiche dell'operazione. Il progetto cinese delle Vie della Seta, che non sono solo una ipotesi destinata ad aumentare i commerci del mondo con però baricentro cinese, ma una strategia di conquista geopolitica del mondo, ecco, con alcuni aspetti militari, come si è visto poi nel porto del Pireo. Però mi è sembrata una cosa veramente straordinaria il tempismo in cui è stata annunciata questa operazione, perché è avvenuta nello stesso giorno in cui si apriva il vertice della NATO a Madrid, dove si sono stabilite due cose: che il nemico militare in questo momento è la Russia, il nemico economico, l'avversario economico è la Cina. L'esempio del porto greco del Pireo è solo uno degli elementi di forte preoccupazione, secondo Agrusti, che non dimentica la particolare posizione di Trieste e il suo possibile ruolo strategico. Ricordiamoci sempre che Trieste è a un centinaio di chilometri dalla seconda base americana in Europa, quella di Aviano, e che c'è sempre stata una grande attenzione da parte degli Stati Uniti e della sua intelligence sulle manovre cinesi nel porto di Trieste. Noi possiamo far finta di ignorare tutto questo, pensando che questo è un buon affare, dobbiamo pensare se alla lunga è davvero buon affare per il paese e per l'Occidente. Io spero che molti aprano gli occhi su tutto questo, a vedere le bandiere della Cina popolare a Trieste e invocare da parte delle autorità cinesi, dell'ambasciatore cinese, l'idea che riprende il cammino della Via della Seta. Beh, questa storia qua non mi lascia affatto sicuro. Questo sabato è in programma la Notte dei Saldi, centro storico chiuso al traffico, caccia all'affare con negozi aperti fino a mezzanotte. Centro storico pedonale, sconto assicurato in tutti i negozi aperti, esibizioni sportive, flash mob musicali e iniziative dedicate ai più piccoli con attività d'animazione e giochi. Il Comune di Trieste e la Confcommercio scaldano i motori in vista della Notte dei Saldi in programma sabato 2 luglio. Si punta sul park and bus grazie alla collaborazione con Trieste Trasporti per far parcheggiare chi arriverà in città negli hub dedicati e poi usare il mezzo pubblico, biglietti disponibili in tutti i multipiano. Abbiamo optato per questa formula di evento diffuso, proprio perché il focus della manifestazione è quello dell'approfittare delle offerte, quindi di fare gli affari con i migliori acquisti. Quindi ci saranno dei momenti di animazione per i bambini, ci saranno alcuni momenti dedicati allo sport e quindi insomma una città viva in tante sue parti. In un momento
momento non particolarmente florido per l'economia delle famiglie, Confcommercio Nazionale stima una spesa pro capite per famiglia di circa 200 euro e di 70 euro a persona in questa edizione delle svendite estive. Beh, noi ce la stiamo mettendo tutta dal punto di vista della positività nel portare servizio, professionalità. Ringraziamo in primis sempre il Comune che ci ha dato grossa disponibilità nell'allargamento degli spazi esterni, nella chiusura delle strade. C'è molto ottimismo e molta voglia di fare. Quanto al futuro del commercio made in Trieste, il vicepresidente di Federmoda, Alberto Giorgi, ha parlato di una situazione in mutamento del contesto locale, sempre più collegata al turismo. È per questo che l'impegno per il futuro, preso in conferenza stampa, è quello di incentivare le aperture domenicali in centro, anche per non lasciare a bocca asciutta i croceristi, arrivando in prospettiva a un maggior numero di giornate di aperture serali dei negozi, come in ogni città turistica che si rispetti. Parte oggi al Museo Revoltella una nuova mostra incentrata sugli autoritratti di artisti presenti al Revoltella. L'esposizione è organizzata dal Comune in collaborazione con l'ERPAC. È curata da Susanna Gregorate la mostra Attraverso il Volto, che raccoglie una serie di autoritratti dalle collezioni del Museo Revoltella, in gran parte inediti al pubblico. La mostra fa parte dell'ampio ed articolato progetto espositivo avviato in questi mesi dall'ERPAC FVG, dedicato proprio al tema del ritratto e dell'autoritratto d'artista. Per l'occasione il Comune di Trieste e l'ERPAC hanno siglato un accordo per la valorizzazione del sistema museale regionale. Un percorso che è già stato sperimentato a Gorizia e in altri punti del Friuli, che si concretizza al quinto piano del Revoltella con questa esposizione. Sono dei volti che fanno parte di una collezione che abbiamo appunto all'interno del Museo d'Arte Contemporanea. L'arco temporale in cui si inseriscono le opere in mostra si estende dal 1840 con l'iconico autoritratto di Giuseppe Tomins fino alla metà degli anni 70 del Novecento con il delicatissimo autoritratto della magnetica Leonor Fini. Ai nomi certamente più conosciuti del panorama artistico locale, quali Augusto Tomins, Cesare Dell'Acqua, Umberto Veruda, Arturo Fitke, Ruggero Rovan, Giuseppe Barison, Leonor Fini, Silvia Berndt, Cesare Sofianopulo, Piero Marussig, si accostano le figure di artisti locali meno noti al pubblico, come Francesco Guerrini, Edoardo Variano, Franco Cernivez, Riccardo Carniele. Tali artisti forestieri di particolare interesse e originalità per la loro valenza artistica interdisciplinare vi sono il toscano Enrico Sacchetti e il lombardo Giuseppe Novello. Del grande artista napoletano Vincenzo Gemito, infine figura di spicco della scultura di matrice verista del secondo Ottocento, il Museo Revoltella conserva, oltre alla rinomata scultura del Pescatoriello, un incisivo autoritratto a penne matita, decisamente avvincente per la sua espressività. Tra le curiosità di questa importante raccolta si segnala inoltre la donazione di 7 autoritratti effettuata nel 1972 dal colonnello Antonio Fondasavio, personaggio illustre del territorio del Friuli Venezia Giulia, nonché consorte di Letizia Svevo e genero dello scrittore Italo Svevo. La mostra resterà aperta fino al 9 ottobre. Meteo per chiudere, il Friuli Venezia Giulia è interessato da deboli correnti occidentali in quota e da aria calda e umida da sud-ovest nei bassi strati. Domani sull'area alpina passerà un fronte atlantico che farà aumentare l'instabilità pomeridiana. In seguito ritornerà anticiclone caldo e la stabilità. Per domani dunque si prevede al mattino su pianura e costa cielo sereno poco nuvoloso con caldo afoso, variabile sui monti con atmosfera umida. Dal primo pomeriggio sui monti saranno probabili rovesci sparsi e qualche temporale, specie verso il Cadore. Anche su pianura e costa nel pomeriggio sarà possibile qualche temporale, specie ad ovest. Dalla sera tempo più stabile. Non si esclude la possibilità di qualche temporale localmente forte. Ci vediamo alle 17.30 con Trieste in diretta, 19.30 il telegiornale, 21 l'appuntamento con Ring. A più tardi, buon pomeriggio a tutti.